Per acquistare crediti FIFA 16 ti consiglio EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Non ci credi? Acquista e vedrai, i prezzi sono ottimi. Basta l'iscrizione per il link e il codice sconto del 6%. Sassuolo, Lazio e Palermo. Queste sono le tre squadre che andremo ad affrontare oggi. Zucchero, cannella ed ogni cosa è bella. Questi sono gli ingredienti scelti per creare le ragazzine perfette, le super chicche. Dobbiamo assolutamente rifarci per gli ultimi video che non sono stati fatti bene a livello di prestazioni. Dobbiamo riniziare a giocare come l'inizio del campionato e dobbiamo riniziare a macinare punti. Superman. Hi guys, io sono Foolish e bentornati in un nuovo video. La prima partita la giochiamo in casa contro il Sassuolo, la formazione titolare. Siamo tornati con il 4-4-2 che tanto ci ha fatto fare bene nelle prime partite. Munir, è partito Munir. Cerca la complicità di Icardi. Ancora dentro Munir, contro Diakité. Lo salta Munir, il tiro, no! La parata poi il palo. Non ci voglio credere. Vicinissimi al vantaggio, guardate. Ascella, mento, palo, tutto sfiga. Chiesa dalla bandierina. La mette, è bella, per Icardi che non riesce ad angolarla. La Ribi dentro, attenzione il tiro, no, il gol del Sassuolo. No, Falcinelli, 1-0, ma perché? Tutte le volte andiamo in svantaggio, riusciamo a prendere dei gol che si potrebbero evitare tranquillamente. Un'azione fa il Sassuolo, si guadagna l'angolo e sull'angolo fa gol. Ah, ragazzi, cosa devo fare? Mi spiegate come si fa a essere forti a giocare a FIFA perché non lo so più fare. Fernando cerca l'imbucata per Icardi. Attenzione Icardi. Adesso può tenere il pallone. Può aspettare rinforzare dei compagni. Vede dentro il taglio Icardi. Ma dai! Ma dai! Ma io cosa devo fare per fare gol? Chi devo pregare? Falcinelli che adesso è diventato un fenomeno. Falcinelli la mette addirittura il cross. Oh, dobbiamo arrivarci prima noi però, bravo, spazza via perché sennò è un disastro. Berardi ancora in possesso del pallone, se l'allunga Berardi, ranocchia con il fisico, prova a portargliela via. Poi si addormenta, se faceva gol Berardi, da lì con il destro mangiava un cammello. Munir, ancora in possesso della palla, Munir vede il taglio di Yese, lo serve. Attenzione, Yese, dentro, perché non tiro? Perché voglio fare il passaggio? Perché? Munir, ancora lui, in possesso, in area, Munir, il tiro, giro, cazzo, consigli! Manca solo consigli all'appello. L'ho detto che manca, l'ho detto prima. Boh, se trovo consigli, giuro rage quit del pack opening. No. Vai Munir, saltali come hai fatto prima, li salti tutti Munir, sei il più forte del mondo, dentro per Fernando, Fernando, il tiro di Fernando, e c'è il gol di Fernando, grandissimo Fernando, 1-1, ma cosa ha fatto Munir, li ha saltati tutti lui, e poi Fernando non poteva sbagliare, un gran tiro a incrociare, consigli finalmente non la para, torniamo in carreggiata, torniamo in partita, torniamo in corsa, guardate Munir che bravo, e poi ne ha portati via due, Fernando, boom, con il mancino a incrociare. Salta sia consigli sia Longhi. 1-1. Sì, rubiamo la palla, possiamo andare? No, non farmela finire così al 90esimo che sono solo a tre quarti. 1-1 con il Sassuolo che per come si era messa potrebbe anche quasi essere un risultato positivo. Anche se in realtà noi comunque la nostra partita l'abbiamo fatta. Ha fatto 2-3 parate consigli da mamma mia, pelle d'oca. Ci siamo, stiamo tornando sui nostri livelli, siamo vivi. Voglio provare una cosa perché Yese lo vedo troppo lontano dalla porta. Quindi proviamo con questo 4-3-1-2 con Yese trequartista e vediamo cosa succede. Mamma mia, nevica, cosa succede? Se comunque Icardi è il secondo capocannoniere del campionato. Oggi dovremo andare a prendere gli Aic, vero? Ci possiamo riuscire. Però poteva mettere il pallone arancio, perché non si vede veramente nulla. Nulla. Basta, in area la mette, basta Felipe Anderson. Felipe Anderson, cavolini, 1-0 per la Lazio. Non vedo il pallone, ve lo giuro. Anzi, no, non è Felipe Anderson, è Morrison. Gnuguri, salta, la tiene lì. Attenzione, Munir può andare adesso. Le serpentine di Munir, dentro per Icardi. Icardi il tiro, il palo di Icardi, Munir ancora lì! Munir! Il palo di Icardi che poteva diventare il capocannoniere della Serie A. Ma fa lo stesso, l'importante è aver fatto gol perché mi starebbe veramente sulle balle non riuscire a segnare queste opportunità. Icardi col mancino, becca il palo pieno, Munir. Mamma mia, tunnel addirittura per fare gol. 1-1, Munir, torniamo in partita anche con la Lazio. Anche con la Lazio. Icardi, attenzione, è servito Munir. Adesso possiamo attaccare con tutti. Si propone anche Gnoguri. Gnoguri deve fermarsi però. Attenzione, dentro per Munir, che è da solo. Munir, vede il taglio di Carbonero. Perché non la tocchi Carbonero, perché? Djordjevic la mette con un cross.
Palla è ancora buona però per Onasi, da fuorissimo. Cosa mi tocca vedere? Che cosa mi tocca vedere? È successo addirittura capitano Onasi. Djordjevic, cross, messa fuori da merda, ma Onasi così, non ci pensa due volte, lo mette nel set. Da casa sua praticamente, dalla Nigeria. Dentro il taglio per Icardi, è uscito il portiere Icardi, ci arriva prima lui di testa da lontanissimo! Cosa ha fatto Icardi? Cosa ha fatto Icardi? Non ci voglio credere! Ha fatto gol di testa da fuori area! Riguardiamolo, Sala! Dentro, ok, così, op! Icardi, esce il portiere, Icardi da fuori area di testa! 2-2, abbiamo ripreso la Lazio, ma perché è uscito Marchetti? Spiegatemelo! È partito anche Gnoguri, attenzione, Gnoguri ha spazio, Gnoguri vede il taglio, dentro, di Yesè, è in aria, Yesè, il tiro di Yesè! 3-2, l'abbiamo ribaltata completamente! Yesè Rodriguez, finalmente, torna al gol! Oh, il secondo gol di Yesè, l'abbiamo spostato in una posizione molto più vicino alla porta, molto più nel vivo del gioco. Gnoguri, il taglio di Yesè, attenzione, non lo riescono a seguire, Yesè, in area, il tiro, boom! Tutti e tre i nostri attaccanti in gol! 3-2 per noi, torniamo alla vittoria, sarebbe ora. Gnoguri, attenzione, altro taglio, mamma mia la difesa della Lazio quanto sta alta adesso. Icardi, Icardi, in aria Icardi! Oddio, l'ha sbagliato! Mauro, non puoi farli questi errori, Mauro, per favore. Icardi, si mette a palleggiare, Icardi, attenzione, va via, Icardi, in aria, Icardi! Il palo di Icardi, ancora una volta. Yesè, attenzione, Yesè, cerca di girarsi, serve Icardi, Icardi, il tiro giro di Icardi! E questa volta, vaffanculo, la butta dentro, fai così! Facci sentire, 4-2 di Icardi, 4-2 di Icardi. Oh, un parto, questa partita è stata veramente un parto. Bella girata di Icardi, bel tiro nell'angolino. 4-2, Icardi torna a capocannoniere del campionato. La Sampdoria sta tornando e vuole vincere questo scudetto. Può andare Sansone, ehi! Direttore, calcio di rigore. 4-2 e calcio di rigore al 90esimo. Icardi sul dischetto, ha preso il pallone. Icardi ha deciso dove tirarlo. Icardi! Gliela parano! Icardi è ancora lì! Parata! Cazzo! 4-2! 4-2, Icardi è contento lo stesso, nonostante il rigore sbagliato. Va bene, Mauro. Va bene. Continua così. Fossero sempre così le partite. Guardate che bel gioco che abbiamo espresso in questa. Forse con il centrocampo a 3, Yesè dietro le due punte, abbiamo trovato la quadratura del cerchio ideale per far rendere tutti al meglio. Guardate il nostro attacco, sono tutti in impennata, stanno tutti crescendo. Munir in posizione centrale, Munir vede il taglio di Yesè, lo serve Yesè! E adesso inizia a segnare sempre, anche Yesè Rodriguez, perché gli abbiamo ritagliato un ruolo proprio ed esclusivamente solo per lui. Assist di Munir, gol di Yesè, il secondo consecutivo, il terzo in Serie A, e adesso il nostro attacco fa paura. Tutti 1-0 sul Palermo. Ora imparato a giocare a FIFA. Attenzione, Munir si stacca. Largo Munir contro tutti. Munir in area, la mette dentro per Icardi, il tiro. Non l'ha fatto? E poi serve Munir. Attenzione, Munir è da solo. Munir, questa volta prova il tiro lui, Munir, in faccia al portiere. C'è Yesè in campo aperto, attenzione, salito con il suo difensore, quello che marcava Yesè. Yesè, ancora lui, il tiro di Yesè. La doppietta di Yesè. E allora se adesso inizia anche a segnare questo qui, abbiamo un valore aggiunto incredibile alla squadra, che abbiamo sempre limitato sull'esterno, limitandone davvero le sue possibilità offensive, ma soprattutto il suo dribbling, le sue progressioni. Guardate come è sceso veloce, non riuscivano a prenderlo perché il suo difensore era salito. Yesè in area, poi stava per sbagliarlo e per fortuna che ha scappellato Sorrentino. Yesè ancora in possesso del pallone, può allungare Yesè, la falcata su tutti. Yesè ancora, Yesè, vabbè, sta facendo una partita troppo bella Yesè. Icardi la tiene lì e finisce, partita di sacrificio per Icardi, partita di cartello per Yesè Rodriguez, che con una doppietta, 3 gol in questo episodio, 3 gol nelle ultime 2 partite, fa ritornare la Sampdoria, quella di un tempo. Yesè, grande protagonista, Yesè, Icardi, Munir, adesso abbiamo a disposizione un arsenale, un potenziale offensivo inimmaginabile. Abbiamo ancora tantissimo da fare, ma finalmente la classifica inizia a sorriderci. Siamo quinti, a meno uno dall'Inter, che è terza. Juventus e Roma sono scappate, ma prima o poi magari riusciremo a prenderle. Se le premesse sono queste, i nostri attaccanti sono così in forma, ci sarà solo da divertirsi. Ah, finalmente sono riuscito a tornare a vincere, perché mi ero un attimo bloccato, addirittura ho pensato di lasciare stare la carriera per un po', perché ho detto non sto andando troppo bene, quindi magari potrei annoiarli, ma con questo episodio direi che siamo tornati alla perfezione. Speriamo che duri questa cosa. Io spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Dai, così che ce la facciamo, siamo sulla strada giusta per vincere.
Get there.